Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il video di oggi sarà un video spacchettamento dei due pacchetti che mi sono arrivati oggi. In realtà ho già tolto le due confezioni, eccole qua. E praticamente sono arrivate sia la My Beauty Box, in realtà ancora questa non l'ho aperta assolutamente, ed è arrivata anche la Beautiful Box, quindi le due box del mese di giugno. Quindi partiamo subito. Allora, io direi di partire subito con la Beautiful Box. Allora, contando che ho già disdetto l'abbonamento, quindi ho aspettato la box di giugno per disdire l'abbonamento, perché non avevo più intenzione di farlo. Cioè, non è come la My Beauty Box, che alla fine ci sono dei prodotti molto interessanti. Per quanto riguarda invece la Beautiful Box, ho trovato i prodotti non molto interessanti, o comunque non di mio gradimento, ecco, appunto. Allora, intanto si presenta questo mese con una bustina di queste in tessuto. Praticamente la box di giugno è a tema verde, quindi comunque ci saranno tutti i prodotti bio. E sopra la bustina c'è scritto: "If you are confident, you are beautiful". Quindi questa è la busta, che in realtà questa busta mi piace molto, perché la riutilizzerò sicuramente, magari anche in valigia, perché sono sacchettini anche per mettere stesso la biancheria intima, da poter portare in valigia, da separare appunto dagli altri capi. Quindi queste qua le riutilizzerò sicuramente, quindi la tengo da parte. La box all'interno è fatta così, verde, con tutte queste... Penso che sia edera questa qui, mi pare, sì. Allora, apriamo la box, ok. Allora, all'interno, e qua sbatte anche la finestra, bene. Allora, all'interno troviamo intanto la classica brochure, scusate, chiudo la finestra di modo che non sbatta, ok. Allora, troviamo la brochure con all'interno il tutorial di bellezza che loro fanno, praticamente. Allora, quindi la brochure, poi troviamo, allora, il primo prodotto che tiro fuori è un correttore, no, è un contorno occhi, scusatemi, un contorno occhi anti-aging, lo proverò sicuramente. Allora, della linea Eini, non so se si legga così, non so, questa marca non l'ho mai sentita e quindi non so come si pronuncia, eccetera, ed è un contorno occhi, quindi comunque lo proverò sicuramente e vi farò sapere, appunto. Poi trovo della marca Avril un mascara, e questo è un mascara bio nero, semplicissimo, e proverò anche questo. Allora, non voglio aprirlo, quindi non voglio vedere adesso lo scovolino, perché non lo utilizzerò adesso, perché ho dei mascara ancora aperti, quindi è un peccato aprirlo, perché se prende aria poi il mascara si secca, quindi non voglio aprirlo. Poi trovo della marca SoBioEthic una crema idratante 24 ore all'aloe vera, che è questa qui, ecco qua, questa è la cremina, ed è un 10 ml, queste secondo me sono molto comode da portare in viaggio, proprio perché sono piccoline e quindi occupano molto meno spazio, quindi magari la porterò con me in vacanza, la prossima vacanza che farò. Poi trovo della marca sempre Avril, sì, una matita bianca, le crayon Yeux Blanc Lunaire, il numero 701, che è questa qui. Vediamo se mette a fuoco, eccola qua. È una matita bianca. Allora, le matite bianche solitamente non le utilizzo, comunque non sono solita utilizzarle. Le utilizzo specialmente per fare dei trucchi un pochino più scenici, quindi magari per qualche occasione speciale, che sia Halloween, che sia Carnevale, eccetera. Quindi non è mia abitudine usare le matite bianche, però comunque una matita bianca fa sempre comodo, quindi ben venga, la proverò.
Poi all'interno ho trovato questa, allora che cos'è? Allora, burro di karité, aloe vera e olio di limone. Allora, ecco, è una salvietta, è un foglio idratante corpo al 100% naturale all'olio di cocco e burro di karité. Idrata in un minuto, prodotto brevettato, il primo, praticamente è il primo foglio idratante corpo, quindi è una salvietta idratante per il corpo, quindi magari da portare in viaggio sono molto comode. Non occupa spazio, allora qui c'è scritto, allora, dopo la doccia, oppure si può utilizzare dopo l'attività sportiva, regala una rapida idratazione a prova di situazione. Può essere utilizzato su tutte le tipologie di pelle, anche in caso di arrossamenti e disidratazione. Ottimo, lo proverò sicuramente e questo qua sinceramente sono curiosissima di provarlo. Vediamo un po' come sarà. Poi trovo, allora, un pacchettino di della marca Nature Addicts, che è questa, che si trova nei supermercati, suppongo. Questo pacchettino di frutta in stick, diciamo, e penso che sia alla mela e ai lamponi, perché qui c'è il disegno delle mele e dei lamponi, quindi sicuramente la frutta che ci sarà all'interno saranno questi due frutti. 100% frutta, snack a base di frutta concentrata. Bene, lo proverò. Magari sono carini questi sacchettini monodose, diciamo, da tenere in borsa qualora venisse un calo di zuccheri, da tenere in borsa, infatti. Quindi, ottimo, lo proverò. E come ultima cosa trovo questo sacchettino di organza qui, con all'interno un bracciale. Ed è un bracciale di questi rigidi ed è fatto con questa foglia color oro. Vediamo un po' il bracciale. Allora, vediamo se riusciamo a inserirlo. Mettiamolo di qua. Eccolo qua. È carino, sottile. Lo metterò, perché no? Quindi questo era il contenuto della Beautiful Box. Allora, come vi dicevo, l'abbonamento non lo rinnoverò al momento perché i prodotti che ho trovato all'interno in queste ultime box non erano eccellenti, quindi preferisco non spendere i soldi così inutilmente, diciamo, e preferisco appunto tenermi l'abbonamento della My Beauty Box come al solito. Quindi niente, non è stato niente di speciale, l'unica cosa che mi piacevano di questo abbonamento erano le scatole che si possono tranquillamente riutilizzare e quindi niente. Poi sinceramente ripeto, per 15 euro secondo me questa box non li vale, quindi per me è un no. Allora, apriamo insieme la My Beauty Box. Eccola qua, questo mese è arrivata nella pochette, quindi non ha la solita scatola. Mi piace di più quando arrivano con le pochette, sinceramente, perché le pochettine le riutilizzo veramente tantissimo, che sia per andare in viaggio, da tenere veramente al mare, o da tenere in borsa per qualsiasi cosa. Le pochettine fatte così sono comodissime. Allora, alla zip, allora rovescio, allora no, anzi non rovescio niente. Allora, troviamo intanto all'interno delle brochure al solito, quindi questa è praticamente la My Beauty Box di giugno, sì, gennaio, ma anche no, di giugno, ed è la Summer Detox. È intitolata Summer Detox, quindi sicuramente ci saranno tutti i prodotti anche qui, sì, non dico naturali, ma quasi, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa troviamo all'interno. Poi ci sono altre due brochure e sicuramente in una ci saranno, allora ci sarà sicuramente nella box, ci saranno delle caramelle, e quindi c'è la brochurina delle caramelle Golia, e poi ci sarà sicuramente qualcosa di Garnier della linea Skin Active al 96% di origine naturale.
con gli ingredienti di, appunto, di origine naturale, quindi siccome c'è la piccola brochure dove spiega, sicuramente all'interno ci saranno i prodotti. Allora, per prima cosa trovo, cos'è questo? Allora, rimodellante intensivo corpo della Bionike, Bionike. Allora, questa linea qua si compra in farmacia, questa marca. Ho testato altri prodotti di questa linea e mi ci sono trovata sempre bene. Questo non l'ho mai provato, quindi lo proverò sicuramente. Ed è il Defense Body Sculpt. Ecco qua. È un boccettone gigante. Ecco qua, è questo. Lo proverò sicuramente, è un rimodellante per pelli sensibili e intolleranti. Lo proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Poi, allora, all'interno c'è... Allora, questi due prodottini in travel size della linea, della marca Schultz, Camomilla Schultz. E troviamo uno shampoo ravvivante e il balsamo ravvivante, senza parabeni, siliconi, coloranti, chimici e oli derivati dal petrolio, al 100% camomilla bio. In realtà è per la cura dei capelli chiari. Ho sempre utilizzato shampoo alla camomilla, ma per ammorbidire i capelli, e devo dire, sono sempre, cioè, hanno sempre funzionato, quindi perché no? Mi piace il fatto che siano in... praticamente in formato da viaggio e appunto li porterò con me durante il prossimo viaggio, quindi questi. Allora, vi dico intanto qua ci sono i prezzi sulla brochure. Intanto di questo della Bionike, il rimodellante intensivo corpo, la full size costa 40 euro, quindi costa 39,50 euro, quindi questo è il formato grande e il prezzo è quello. Poi i due, allora la full size di questi due prodotti qua da 200 ml viene 4,90 euro, mentre questi sono della linea appunto Travel. Poi cosa trovo? Allora, un ombrettino di Nabla. Non ho mai provato prodotti di Nabla, devo essere sincera, e sono molto curiosa, soprattutto perché questo colore... è veramente bellissimo, soprattutto d'estate, mi piace, ed è un colore terra bruciata. In realtà lo chiamano color paprika, e sicuramente lo è perché ha il colore della paprika. È bellissimo, non vedo... In realtà dalla videocamera risulta molto chiaro, ed è invece molto più scuro di quello che sembra. È bellissimo, davvero bellissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. E questo qui è l'M293. Color paprika, e gli ombretti di Nabla costano 7,90 euro, quindi ottimo. Questo qui da quant'è? Non c'è scritto, va bene lo stesso, vabbè, poco ci importa. 7,90 euro la full size. Ok, poi troviamo le, appunto, caramelline Golia, come vi dicevo prima, e queste qua devono essere nuove. Le ho viste già in giro, queste caramelle, non le ho mai provate, no. E queste sono all'ananas e ai mirtilli. Saranno sicuramente buonissime, e queste non c'è, di queste non c'è il prezzo. Vabbè, di queste non c'è il prezzo. Sono senza zucchero, con succo di frutta, caramelle ripiene con vitamina C. Ottimo. Poi troviamo, allora, questa pochette qui, se riesco a tirarvela fuori. Allora, questa pochette qui, ecco qua, che ha un sacchettino di organza con dentro due prodotti di Garnier. Allora, il primo prodotto che vado a tirare fuori è un gel detergente rivitalizzante con aloe vera al 96% di origine naturale, da pelli normali a miste, e questo è un detergente da risciacquare, ed è questo qui. Ok, non vedo l'ora di provarlo sinceramente, perché sto finendo il mio sapone detergente di Clinique, il sapone liquido, diciamo,
Con quello mi ci trovo, vabbè, splendidamente, però, visto che lo sto terminando e avevo intenzione di ricomprarne uno nuovo, non vedo l'ora di provare questo effettivamente. Allora, senza parabeni, senza silicone, senza coloranti sintetici. Ottimo. Quindi direi che lo proverò e vi farò sapere. E della stessa linea, quindi Garnier Skin Active, abbiamo l'idratante prodigiosa con aloe vera al 96% di origine naturale, crema idratante rinfrescante per pelle normali. Anche questa senza parabeni, senza silicone e senza coloranti. Quindi anche questa la proverò sicuramente appena finirò la mia di Sea & Nature al melograno, quindi proverò poi questa qui. E il prezzo di questi due prodotti ve lo dico subito. Allora, la crema idratante viene 5,49 € ed è un 50 ml, quindi questa è la versione full size e viene 5,49 €. Mentre il gel detergente sono 200 ml ed è questa anche la full size, costa 4,99 €. Io leggo tutti i prezzi da qui, ragazze, quindi comunque ci sono scritti tutti qua sopra. Come ultima cosa, sì, perché la pochettina è vuota, come ultima cosa troviamo della marca Cosmiti, penso si legga così. Una tisana, e questa deve essere una tisana detox. Allora, vediamo un po'. Esatto, allora sono tè rivitalizzanti e dalle note sorprendenti. Concedetevi un tea time rigenerante goloso. Allora, in alternativa potevano esserci due prodotti diversi, o il Blue Detox, che in questo caso è quella che ho io, altrimenti il BB Detox, tutte e due in full size, perché questa qua ha anche una full size e viene 5 €. Una miscela esotica e fruttata a base di mate, tè verde e rooibos. Non so come si... cioè io sto pronunciando, sto leggendo quello che c'è scritto, ma non so assolutamente come si pronunci. Arricchita da note di ananas profumate. Allora, quindi è un vero tuffo nei Caraibi, dice. Quindi, non vedo l'ora di provarla, anche perché le tisane a me e i tè piacciono tantissimo. Soprattutto, allora, d'inverno ogni sera mi faccio una tisana diversa e le prediligo calde. Però in estate comunque faccio questa tisana, la lascio in infusione finché non diventa a temperatura ambiente, per poi metterla in frigo e quindi consumarla fresca. Quindi le tisane le consumo sia in inverno che in estate, mi piacciono tantissimo, quindi non vedo l'ora di provare questa, più che altro perché mi piace che all'interno ci sia l'ananas e il tè verde. Perché? Perché sono due prodotti che aiutano a urinare, quindi comunque sono belli drenanti. Quindi non vedo l'ora di provarla. Quindi niente, questo è tutto. Spero che il video vi sia stato utile, ma in realtà utile tra virgolette. E fatemi sapere se voi avete già provato qualche prodottino di questi che vi ho mostrato, così almeno sapendo praticamente il pensiero degli altri, magari riesco a capire meglio di ogni prodotto. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima, ciao!